deep underground the Jelly Belly Factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati. Oggi la nostra protagonista, un'artista straniera, è sicuramente un personaggio molto molto particolare, provocante sopra le righe, alla ricerca di un equilibrio forse mai trovato e forse a causa delle mille vicende personali poi diventate pubbliche che l'hanno caratterizzata. Insomma, in un nome Courtney Love, all'anagrafe Courtney Michelle Love, classe 1964, ex moglie e vedova del leader dei Nirvana, Kurt Cobain, e leader delle Hole. Partiamo però non dall'inizio questa volta, ma da una curiosità che poi è anche un dato di fatto. Courtney Love ha sempre avuto un debole per la musica di Neil Young, addirittura disse che le canzoni del cantautore canadese le avevano salvato la vita. Young doveva piacere tra l'altro anche al marito di Courtney, Cobain, che nella lettera che lasciò prima di suicidarsi citò proprio le parole «It's better to burn out than to fade away» della canzone di Young A.A. My Into the Back. Alcuni anni dopo, ecco che per Courtney Love, che aveva dei problemi che riguardavano l'uso di stupefacenti, la musica di Neil Young ha rappresentato una delle poche cose a cui attaccarsi quando proprio era giunta al fondo, aveva toccato proprio il fondo, qualcosa che invece la teneva a galla nei momenti difficili. La musicista statunitense infatti raccontò alla rivista Stepping Out: quando ero in riabilitazione avevo con me alcuni CD davvero fantastici, avevo Dylan, avevo i Rem, avevo Decade di Neil Young, mettevo su Decade e ascoltavo Old Man, erano le 5 del mattino e prendevo a calci lo Xanax, era un incubo e ho visto Neil in piedi sopra di me. E io ho detto proprio: Neil, sei Dio, è fantastico, fu fortissimo, ho pensato di potercela fare, posso farcela e Neil me la farà superare. Era una cosa profondamente spirituale ed è stato bello. Un altro brano presente nella raccolta Decade era Cinnamon Girl, che divenne proprio un punto fermo nel 1995 nella scaletta in concerto delle Hole. Il brano è incluso nel secondo album di Neil Young, Everybody Knows This Is Nowhere, inciso con i suoi Crazy Horse nel 1969. Cinnamon Girl uscì poi come singolo nel 1970, raggiungendo al suo massimo la posizione numero 55 nella classifica di Billboard. Ma torniamo indietro allora di qualche anno, meglio, andiamo avanti di qualche anno, ma torniamo indietro nella vita di Courtney Love per ricordare la sua infanzia travagliata, figlia di genitori separati quando aveva 5 anni, poi spogliarellista dai 15 anni e poi ancora, come dire, in fuga nel Regno Unito per un periodo e in Irlanda, salvo poi tornare negli Stati Uniti. Courtney Love ha dichiarato che all'età di 9 anni le fu diagnosticata la sindrome di Asperger, che però non le ha impedito di avviare la sua carriera musicale a partire dagli anni 80, quando appunto canta per un breve periodo con i Faith No More. È invece dalla fine degli anni 80 che fonda la band delle Hole, dopo aver pubblicato un annuncio per reclutare le altre componenti. Nel 1990 esce il primo singolo della band, Retard Girl. Nello stesso anno vede la luce anche il primo album, Pretty on the Inside. Nel 1994 invece il secondo disco, Live Through This, pubblicato qualche giorno dopo la morte di Kurt Cobain. A 2 mesi dall'uscita di questo disco morì però anche per overdose la bassista Kristen Pfaff nella sua vasca da bagno, poi però sostituita da un altro componente. L'album si rivelò un grandissimo successo sia dal punto di vista commerciale che di critica, risultando ancora oggi un cult di riferimento del rock moderno. L'album è stato stimato dalle riviste Rolling Stone e Billboard come migliore del 1994, trainato da fortunati singoli come Miss World, Doll Parts e Violet. Nello stesso tempo, il comportamento selvaggio sul palco e vari problemi legali misero però in cattiva luce il personaggio appunto di Courtney Love durante il tour mondiale del 94-95. Nonostante ciò, proprio nel 95 a Milano
eccola cantare uno dei maggiori successi contenuto appunto sempre in quell'album, appunto Cinnamon Girl, canzone originaria di Neil Young, di cui vi proponiamo la cover firmata proprio dalla nostra artista protagonista oggi. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.